Buongiorno ragazzi e benvenuti finalmente in questo video riguardante le regole della Monotype Psico a Pokémon Perla. La serie inizierà su Twitch a partire dalle 15, quindi a brevissimo dopo l'uscita di questo video e dopo la sua premiere. Prima di lasciarvi a Twitch però vi devo dire due cose riguardanti questa serie, perché rispetto a Pokémon Smeraldo ho deciso di cambiare qualcosa. Per la precisione ho deciso di allentare un po' le regole di questa challenge, non solo perché la serie di Smeraldo si è forse rivelata troppo ardua per quello che doveva essere un gameplay un po' più tranquillo rispetto agli altri, ma anche perché questa Monotype ha una peculiarità. Avremo infatti a disposizione solo e soltanto 6 Pokémon per completare il nostro team, di fatto dovendo compiere delle scelte obbligate. Perché nonostante i vostri commenti abbiano continuato a citare Gallade, Gardevoir e Espeon, mi duole dirvi che questi Pokémon sono solo presenti in Pokémon Platino, mentre in Pokémon Diamante e Perla sono assenti. Inoltre Mr. Mime è ottenibile solo su Pokémon Diamante. Per noi dunque rimangono solo 6 Pokémon e utilizzare le regole di Smeraldo in queste condizioni sarebbe davvero esagerato. Ho deciso perciò di abolire una regola fondante delle Nuzlocke, tanto che questa serie avrà un nome diverso. Qualora infatti il nostro team dovesse completamente andare KO e dunque ci si dovesse recare al centro Pokémon dopo una sconfitta, sarà possibile resettare l'avventura all'ultimo salvataggio compiuto, che corrisponderà bene o male con l'inizio della stream. Il reset in questione comporta anche il riappropriamento di tutti quei Pokémon che erano stati depositati nel box perché sconfitti nel procedimento dell'avventura. Poniamo un esempio per essere più specifici. Ammettiamo di arrivare alla palestra di Bianca con 3 Pokémon e di aver iniziato la stream con un salvataggio che parte dal Monte Corona. E supponiamo anche di aver perso durante il corso dell'avventura 3 Pokémon che attualmente riposano nel box. Qualora alla palestra di Bianca dovessimo essere sconfitti, ripartiremo dal Monte Corona. Ma questa sconfitta ci consentirà anche di recuperare tutti gli altri Pokémon morti. Ovviamente tutto ciò rende una challenge impossibile da perdere, così da non creare un altro caso Smeraldo per cui una serie finisce prematuramente e un po' tristemente per quanto mi riguarda. Detto ciò, qualora dovessi subire una sconfitta e qualora dovessi resettare, ciò avverrà a caro prezzo per me. Di fronte a una sconfitta totale del team, infatti, andrò a regalare una sub per ogni Pokémon che andremo a revitalizzare. Dunque, riprendendo il caso precedente, 3 Pokémon morti contro Bianca più 3 Pokémon nel box, andrò a regalare 6 sub al canale Twitch. Così almeno sono invogliato per bene a non perdere il team. Ovviamente le altre regole, ragazzi, vengono da sé. Se un Pokémon dovesse rimanere sconfitto, dovrà essere depositato nel box e in questo caso sarà riottenibile solo in seguito a una nostra sconfitta. Inoltre il Pokémon sconfitto non potrà essere rimpiazzato con un membro della sua stessa specie. E questa è la Spices Close, la conosciamo più o meno tutti su questo canale. Ah, e mi sono dimenticato di dirvi che ovviamente non utilizzeremo i leggendari, dunque Azelf, Mesprit e Uxie non contano, altrimenti sarebbe oggettivamente troppo facile. Ultimissima regola, che anche in questo caso è abbastanza ovvia, ma noi la specifichiamo per dovere di cronaca: essendo che abbiamo a disposizione solo 6 Pokémon per comporre il nostro team e questi Pokémon sono abbastanza meme in alcuni casi, ed è per questo che ho scelto il tipo psico, non ci sarà possibile in alcun modo non utilizzare un Pokémon disponibile. Il che significa che appena Bronzor, per dire, sarà catturabile, dovremo inserirlo in team. Credo e spero di aver finito con le regole. Io vi aspetto alle 15 su Twitch per iniziare questa nuova avventura, il cui starter sarà Abra, che ha solo teletrasporto all'inizio e quindi inizierà con scontro.